Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno il feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Quest'oggi, ragazzi, come già preannunciato, andrò ad esporvi una teoria riguardo a Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, ben più massiccia rispetto alle mini teorie di questi giorni, nella quale tenterò di ricollegare i vari punti lasciati in sospeso dai trailer e dalle immagini che abbiamo visto in questi giorni, utilizzando molte prove a sostegno di quello che andrò a dire, più anche un briciolo di sana fantasia e di supposizioni dettate dalla mancanza di certezze assolute riguardo alla trama. Proprio per questo, ragazzi, vi invito, finito il video, a commentare qui sotto con la vostra opinione e le vostre critiche, nonché eventuali correzioni che ritenete opportune per creare una discussione vera e propria, come le teorie dovrebbero di fatto fare. Inoltre, se quando uscirà il video le idee che ho esposto dovessero essere uguali o simili a quelle di qualche altro youtuber, sappiate che non apro video teorie da circa secoli e quindi, meglio chiarirlo fin da subito, non ho copiato nessun canale o simili, si tratterebbe di una banalissima coincidenza. Detto ciò, vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi al canale e a godervi questo viaggio tra i miti di Alola e le varie dimensioni che la caratterizzano. I miti di Alola narrano di una guerra che si tenne anni e anni or sono, una guerra che coinvolse i tabù della regione ed il Pokémon leggendario e che, giunta al suo termine, ebbe come risultato la consegna da parte di questo Pokémon leggendario di un potere ai protettori delle isole. Giocando a Pokémon Sole e Pokémon Luna, spesso abbiamo inteso questo Pokémon leggendario come Solgaleo o Lunala, presenti rispettivamente in Pokémon Sole e Pokémon Luna, ma se non fosse così, pensiamoci un attimo, il potere che i Tapu detengono è di fatto il potere Z, condensato all'interno di una pietra lucente, materiale del bracciale Z, che Ala consegna al personaggio giocante all'interno della trama dei primi titoli di settima generazione. Abbiamo dunque parlato di pietra lucente, un nome che non lascia spazio a molte interpretazioni sul suo aspetto, il quale emana una luce di certo particolare e che, come viene sottolineato dalla descrizione dello strumento stesso, nasconde un segreto. Ma esattamente di quale segreto stiamo parlando? Cambiamo ora oggetto d'esame, passiamo a Necrozma, un Pokémon addormentato nel sottosuolo, proveniente dal passato e collegato a quanto pare alle Ultra Creature. Nel più recente trailer è apparso, tra le copertine di Ultrasole ed Ultraluna, un Pokémon per così dire particolare, caratterizzato proprio dalla sua lucentezza, proprio come la pietra lucente. Questa nuova creatura, se così si può definire, è stata identificata da moltissimi, nonché da me stesso, come la nuova forma di Necrozma, riconducibile per l'appunto adesso dagli occhi che riflettono i colori del prisma, già presenti nella forma addormentata del leggendario, terzo membro del trio di Alola. Già, leggendario, questa parola non è nuova all'interno di questa teoria, vero? E se quel leggendario dei miti fosse proprio lui, Necrozma, il Pokémon Prisma? La pietra lucente a questo punto non sarebbe altro che una parte del suo antico potere, posseduto dalla sua antica forma, ossia quella del trailer di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, che, per comodità, chiameremo forma lucente. Possiamo supporre che la forma lucente sia la vera forma di Necrozma da vari fattori. Sappiamo che il Pokémon proviene da un passato remoto e che si trova addormentato sottoterra, immaginando che un tempo fosse sveglio, ma soprattutto diverso, un po' come Voldemort, se permettete il paragone. Inoltre, collegandoci alla tematica dello spazio che è immancabilmente presente in Pokémon Sole e Luna, la nana bianca, prima fase di una stella, è la fase dove essa emana più luce nello spazio. Al contrario, la nana nera è la sua fase in declino, precedente la sua morte. Così, Necrozma è bianco nella sua forma originale e nero nella sua forma addormentata. In questo modo, lo scenario dei miti di Alola si spiega. La guerra tra i Tapu e Necrozma, avvenuta anni fa, ebbe come risultato la perdita da parte di Necrozma in favore dei Tapu del suo antico potere, ossia del potere Z, contenuto all'interno delle pietre lucenti, nonché del bracciale Z. Necrozma, però, vistosi privato di gran parte del suo potere, probabilmente non ha potuto fare altro che ritirarsi, attendendo sottoterra, in un sonno perpetuo, l'occasione giusta per riottenere ciò che gli spetta. Del resto, sappiamo che Necrozma è un Pokémon decisamente irascibile, e perdere ciò che era suo sicuramente non gli avrà fatto piacere.
Necrozma sarebbe quindi il vero detentore del potere Z, che in una trama di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna potrebbe tentare di riottenere ciò che gli spetta. E qui entriamo nel fantastico universo delle supposizioni, nonché nella dimensione di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna. Nella dimensione di Pokémon Sole e Pokémon Luna, Necrozma non ha mosso un dito per ridare battaglia ai Tapu e ottenere il suo potere Z, ma in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna non si farà sfuggire l'occasione. La Fondazione Eder sta cercando di accedere agli Ultramondi, universi dai quali proviene anche Necrozma, il quale però, a causa della perdita del suo potere, non può più aprire Ultravarchi e deve quindi trovare un'altra soluzione. Esattamente come Voldemort, Necrozma è impossibilitato dal compiere certe azioni, se non vivendo come parassita a discapito di qualche altro essere vivente, assumendone il controllo. Tutto ciò che ho detto finora è testimoniato anche dalle sue descrizioni del Pokédex e, come immagino abbiate intuito, il bersaglio di Necrozma sarà Nebulino, ossia Solgaleo o Lunala. L'unico Pokémon nella dimensione attuale di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna in grado di aprire un ultravarco. Una volta che Lilia e il giocatore avranno raggiunto l'altare solare barra lunare ed evoluto Cosmoem nel rispettivo leggendario delle versioni, Necrozma, che aveva seguito l'intero sviluppo della trama e quindi il furto di Nebulino, le pazzie di Samina e chi più ne ha più ne metta, assumerà il controllo cerebrale di Solgaleo e Lunala, ottenendo così la possibilità di aprire tramite essi ultravarchi a suo piacimento. Ma perché Necrozma dovrebbe aprire degli ultravarchi? Che cosa lo spingerebbe a fare ciò? Con il potere attuale che si ritrova, egli non può di certo sconfiggere i Tapu da solo e quindi necessita di aiuto. Utilizzando i leggendari come tramite per aprire vari ultravarchi, rappresentati sulla mappa dalle nubi che si stagliano sulla regione, Necrozma permetterà alle ultra creature di invadere il mondo di Ultrasole ed Ultraluna, ottenendo dei preziosi alleati per, dopo lunghi anni, avere la sua rivincita sui Tapu e sottrargli ciò che un tempo aveva perso, ossia il potere Z. Riuscirà nel suo intento, riacquisendo l'antico potere e la sua forma originaria, ossia la forma lucente, quella che è stata intravista all'interno dei trailer che abbiamo visto nei recenti giorni. Spetterà all'interno della trama probabilmente all'allenatore principale sconfiggere il Pokémon Prisma, magari con l'aiuto del leggendario ribellatosi al controllo di Necrozma, oppure, scenario ancora più fantastico, appariranno ad Alola anche altri Pokémon leggendari che daranno battaglia alle ultra creature guidate da Necrozma, Zygarde si schiererà con i Tapu e in un qualche modo Necrozma verrà sconfitto insieme a tutte le sue ultra creature. Ovviamente questa storia è frutto della mia immaginazione, ma fino all'inizio della trama possibile di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna la ritengo una teoria più che valida. Ovviamente tutto ciò sarà condito da altri cambiamenti secondari e non all'interno della trama. Forse Samina non viaggerà più nell'ultramondo insieme a Guzman, insomma, molti fattori potrebbero cambiare o avere una frequenza diversa per far spazio a questa ipotetica, ma a mio parere molto interessante e molto avvincente, trama dei prossimi giochi Pokémon. Fatemi ragazzi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa teoria più lunga del solito e sicuramente più importante. Io spero che il video in sé vi sia piaciuto, se è così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Mi raccomando, passate dai social in descrizione per rimanere sempre in contatto con me e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Vorrei davvero ragazzi creare delle discussioni qui sotto nei commenti e leggere tante teorie a riguardo, quindi mi raccomando non commentate con banalità, voglio davvero creare una discussione interessante e risponderò a un sacco di commenti sempre che ne avrò il tempo e quindi vi invito davvero a scrivere critiche, tutto quello che vi viene in mente riguardo a questa teoria e in generale riguardo a Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!